Ciao a tutti! Il feedback è uno strumento relazionale molto potente perché ci permette da un lato di migliorare i nostri comportamenti e dall'altro di garantire un rapporto relazionale basato sulla trasparenza e quindi sulla fiducia. In questo video vedremo un processo comportamentale per come chiedere il feedback in 3 step. Buona visione! Immaginiamo una situazione in cui vogliamo chiedere il feedback di un nostro comportamento ad un'altra persona. Step numero 1. Descriviamo il nostro comportamento in modo oggettivo e specifico, senza quindi giudizi e valutazioni. Una volta descritto, dobbiamo porre all'altra persona la seguente domanda. Che impatto ha avuto su di te? Nello step numero 2 è il momento di lasciare lo spazio e di prestare attenzione all'altra persona. Dobbiamo ascoltare in modo empatico quanto la persona ci dice. Mentre parla, non interrompiamola e non giustifichiamoci. Step numero 3. Dobbiamo assicurarci di aver compreso in modo corretto e far capire alla persona che l'abbiamo ascoltata. Possiamo parafrasare quanto la persona ci ha detto e, se possibile, porre una domanda di approfondimento. Quindi, riassumendo ed in estrema sintesi, step numero 1. Descrivere il proprio comportamento e chiedere che impatto ha avuto sull'altro. Step numero 2. Ascoltare in modo empatico. Step numero 3. Parafrasare e porre una domanda di approfondimento. Signori, buona sperimentazione. Ciao a tutti.